collezione molto hippie. Hippie no, dai, hippie non so, più che altro caleidoscopica, dai. Perché poi alla fine abbiamo preso spunto dalla natura, da certo multiculturale, dalle pietre, dai cristalli, perché certi versi sono hippie, però poi li abbiamo miscolati anche con del tecnologico, con i colori fluorescenti, con dei materiali tipo il nylon, il neon, lo scuba. Cosa si può consigliare per trasformare l'hippie in qualcosa di contemporaneo? Certamente mischiare anche colori non troppo terra, tipo i colori caldi delle spezie, mischiarli come abbiamo fatto magari noi qua con dei colori fluorescenti, il giallo acido, l'arancio, il verde fluo. Menzioni Atlantide. È un posto... Se vuoi è un po' onirico come posto, c'è della magia, ma come in fondo anche nelle pietre sappiamo il loro potere per certi versi, la loro energia, quindi l'Atlantide del futuro, mi piaceva questo effetto di questa donna che rubava appunto dal mondo dello sport, il fatto dell'acqua che sembrasse quasi una sirena contemporanea.